Milan Corsaro, Okafor Stendel Udinese, rabbia Maignan. Non sarà stata la serata del bel gioco e delle giocate di fino, ma è un Milan Corsaro quello che esce vittorioso dalla complicata trasferta in terra friulana. Un 2-3 sull'Udinese fondamentale per la classifica, con il terzo posto blindato e una flebile speranza di rimonta sulle prime due, e per il morale. In ambiente comunque scosso per una stagione fin qui non esaltante. Pioli la vince con i cambi, grazie al quinto gol stagionale di Jovic e alla gioia personale, in pieno recupero, di Okafor, giocatore che mostra potenzialità ma ancora in cerca della sua dimensione a Milano. La scena al Blue Energy Stadium se l'è presa, purtroppo, anche il brutto episodio che ha coinvolto Maignan. Maignan duro, mi hanno chiamato scimmia, non è la prima volta. È il 33 quando l'arbitro Maresca sospende Udinese-Milan, con Mike Maignan che si dirige verso gli spogliatoi dopo i reiterati cori e ululati provenienti dagli spalti al suo indirizzo. Calmata la situazione si è ripreso a giocare, ma il portiere francese è duro nel post partita. Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e mi hanno chiamato scimmia. E non ho detto niente. Lo hanno rifatto e ho chiesto aiuto alla panchina. Poi ho detto che non si poteva più giocare così. Non è la prima volta che mi succede, a me come ad altri. Cosa direi a chi ha fatto i cori? Non voglio incontrare o parlare con nessuno. Parlare non serve più a niente. Devono avere sanzioni forti, stare a casa e non venire più allo stadio. Serie A, Udinese-Milan 2-3. Pioli prosegue la rincorsa a Juve e Inter. Partita pazza al Friuli. A completare la controrimonta ci pensano i subentrati Jovic e Okafor, sesto risultato utile di fila per i rossoneri. Il Milan batte 3-2 l'Udinese nel secondo anticipo della 21esima giornata di Serie A, torna a vincere a Udine dopo oltre 3 anni e prosegue la sua rincorsa a Juventus e Inter. Partita dalle mille emozioni quella del Friuli. Nel primo tempo Samardžić risponde a Loftus-Cheek. Nella ripresa Thauvin completa il ribaltone a favore dei padroni di casa. Ma a deciderla sono poi i cambi di Pioli. Prima Jovic trova il pareggio di testa. Poi Okafor completa la controrimonta sugli sviluppi di corner, in pieno recupero. Sesto risultato utile di fila per i rossoneri.